A Betania, ricordando il miracolo della resurrezione di Lazzaro, e proprio per questo e anche per andare in ordine cronologico nella nostra visita, cominciamo proprio dal luogo più santo e venerato, la tomba di Lazzaro. Sotto la moschea c'è la tomba di Lazzaro, che è il luogo più accertato. Noi sappiamo che già Eusebio di Cesarea, all'inizio del III secolo, diceva che qui era la tomba di Lazzaro, e nel 390 San Girolamo dice che ora c'era una chiesa. Questi probabilmente sono i resti della chiesa crociata che si è sovrapposta, e questa è la tomba di Lazzaro all'interno di un cimitero del I secolo. Come vedete, queste pietre sono diverse da quelle dell'ambiente. Queste probabilmente sono proprio quelle della cripta della prima chiesa, che permetteva ai pellegrini di scendere fino all'interno della tomba, mentre queste altre, che sono rocce un pochino più scure, però può darsi che queste siano solo lisciate dalla devozione, in realtà sono la costruzione successiva. Questa era la tomba di Lazzaro, anche se oggi non è più riconoscibile perché c'è l'edificazione sacra successiva. Si entrava dall'alto. Noi sappiamo dalle scritture che le tombe effettivamente avevano una scala per cui si scendeva, e infatti sopra il monastero antico e oggi al convento francescano ci sono altre tombe della necropoli dove la situazione è ancora più visibile. Entrando si entrava proprio nella camera sepolcrale. Nella camera sepolcrale noi abbiamo oggi questa archeggiatura con un arco a sesto acuto, tipicamente sia musulmano che crociato, e in realtà questa poi sappiamo che è stata anche una moschea e quindi venerata anche dai musulmani. E poi ci sono delle specie di nicchie che abbiamo già visto anche in altre tombe giudaiche del I secolo, possono essere o loculi o piccole nicchie dove si mettono le cose del defunto e il defunto nella sala. Però per l'appunto questa, essendo stata strutturata come chiesa e come cappella, non è più riconoscibile. Però è suggestivo ed emozionante per qualsiasi pellegrino sapere che da qui Lazzaro è tornato in vita. Uscendo
dalla tomba, dove abbiamo visto anche dei segni di devozione cristiana, Ave Maria, croce, anche molto recenti, c'era scritto anche Medjugorje, significa che questo luogo è venerato soprattutto dai cristiani, proprio in ragione del miracolo di Gesù. Ora risaliamo in superficie per visitare la Basilica Moderna. Terzo secolo già c'era qualcosa che ricordava la tomba di Lazzaro dove adesso c'è la moschea. Qui invece si riteneva che ci fosse la casa di Marta e di Maria, o secondo alcuni altri quelli di Simone il Lebbroso. Anche questa casa infatti era Betania ed è ricordato un episodio in cui viene Maria che copre con le sue lacrime e asciuga con i suoi capelli i piedi di Gesù cospargendoli di nardo, e c'era una tradizione che voleva che questa donna fosse proprio Maria di Betania e le due case dovevano essere vicine. All'esterno di quella che oggi è la Basilica ci sono i resti delle antiche chiese. Sappiamo che San Girolamo nel 390 dice: oggi è stata fatta una chiesa sulla tomba di Lazzaro. Sappiamo poi dai pellegrini successivi che addirittura le chiese erano due, una sulla presunta casa di Marta e Maria e una invece proprio sulla tomba. Qui ci sono dei resti di mosaico antico, può essere del IV e può essere del V secolo. Alcuni mosaici di questi sono anche molto belli, sono stati ripuliti, riportati alla luce e messi in modo che tutti li possano vedere. Questi disegni, così ad intreccio, con anche poi le cornici decorate, ma con soli tre colori, il nero, il bianco e il rosso, sono tipici del mosaico romano e piuttosto antico, come quelli che troviamo anche in Galilea, in Giudea, un po' dappertutto in questa zona. I disegni così intrecciati ricordano anche l'intreccio tra il cielo e la terra. Questi mosaici mostrano che la basilica antica arrivava fino qui. Qui abbiamo anche dei pilastri, però le sovrapposizioni all'interno dei secoli sono notevoli, perché abbiamo la prima chiesa, poi nel V secolo c'è stato un catastrofico terremoto che ha distrutto tutto. Quindi nel VI è stata, all'epoca quindi quella che noi chiamiamo bizantina, identificando questo col periodo di Giustiniano, è stata riedificata. Dopodiché era già vecchia quando nel Medioevo, quindi all'epoca delle crociate, è stato rimesso mano a questo cantiere rifacendolo praticamente del tutto. Noi sappiamo che nell'epoca crociata era affidato ai Cavalieri del Santo Sepolcro e poi nel 1138 è stato donato, perché forse non interessava più, era stato lasciato un po' così andare come memoria, alla regina Melisenda, figlia di Baldovino, regina di Gerusalemme, che aveva una sorella benedettina e quindi ha fatto grandi lavori facendone un bellissimo santuario, uno splendido monastero benedettino di cui ha fatto la sorella abbadessa. Di fronte alla chiesa oggi si apre questa specie di cappellina ricavata in uno degli ambienti dell'antico monastero benedettino. E infatti da questa parte, anche se oggi del tutto scoperchiata, rimangono tracce degli archi del tempo di Melisenda, cioè del XII secolo, e poi dei rinforzi dei secoli successivi della parte delle benedettine.
Nel 1898 i francescani acquistarono quella parte di chiesa dove c'era la cosiddetta casa di Marta e di Maria, mentre tutto il resto, ormai c'era la moschea musulmana e il resto della zona era perduto. Ora, si pensava che qui ci fosse la casa, i moderni archeologi invece scavando non trovano sotto le fondamenta della chiesa crociata e neanche delle chiese più antiche nessuna traccia di abitazione, invece di sepolcreto, e infatti anche qui dietro ci sono ancora delle tombe, perciò si pensa che qui si venisse, come diceva Eusebio di Cesarea e come diceva anche San Girolamo, per venerare solo la tomba di Lazzaro e quindi fosse il sepolcreto dove lui era sepolto, ma non propriamente la casa, anche se c'è da ricordare che la cosiddetta tomba del giusto a Nazareth sorge proprio dentro il giardino della casa, quindi nonostante il divieto giudaico di avere la tomba vicino alla casa perché i morti contaminavano la zona, non è del tutto impossibile che la tomba fosse nelle vicinanze, nei paraggi della casa, specie se per casa intendiamo una tenuta di una certa vastità con tanto di campi, di uliveti e quindi una certa distanza tra la casa e la tomba, sicuramente una distanza maggiore di quella che c'è. Però tradizionalmente questa chiesa ricorda la casa di Lazzaro, Marta e Maria. E infatti sulla facciata della chiesa anche Barluzzi ha chiesto a Cesare Vagarini di fare i mosaici introduttivi all'ingresso vero e proprio, che poi sono stati montati dalla ditta Monticelli, con San Lazzaro, Santa Marta e Santa Maria, proprio perché fossero i tre santi splendidi venerati qui che danno il benvenuto al pellegrino che entra in chiesa. Un po' arretrata rispetto ai pilastri dell'antica basilica crociata c'è la nuova costruzione di Antonio Barluzzi, consacrata il 2 aprile del 1954, cioè esattamente 30 anni dopo a quando Barluzzi inaugurò il Tabor. Se sulla fronte occidentale Cesare Vagarini aveva collocato i tre ritratti di San Lazzaro, Santa Marta e Santa Maria, sul fronte orientale invece c'è la dedicazione del Tempio a San Lazzaro e poi due angeli che con le trombe stanno annunciando la gloria della resurrezione di Lazzaro, ma ovviamente sono anche la prefigurazione degli angeli che annunciano la resurrezione di Cristo e, secondo quel disegno di Barluzzi che poi era esplicato dalla cupola interna, anche la resurrezione finale di tutti quando saremo chiamati al giudizio e poi alla gloria del Paradiso.